Amici di Potere Robotico, abbiamo qua un midclopper per la gioia dello straccione e dei midcloptisti in genere. Abbiamo finalmente, non so quando lo straccione boicottando i midclopper più possibile lo metterà su. Guardi, lei continua a dire questa cosa che non è vera, non è assolutamente vera. Io metto su entro Natale. Sì, io metto su i midclopper quando è ora, come tutte le altre cose. No, lei boicotta. No, non è vero. Lei è un boicotta. Anzi, lei ultimamente, lei. Io. Lei, le do del lei. No, più male. Ha boicottato Giavu. Perché? Perché quando io l'ho messo su, lei dopo ha messo un altro post su Facebook, andandolo un po' ad oscurare. Ma perché lei sapeva benissimo questa cosa. No, io non lo sapevo. Dato che non la sapevo. E l'ha messo su apposta. No, invece. Lei doveva aspettare il giorno dopo, invece ha avuto boicottare il povero Giabu. Ma lui è il cavaliere di bronzo che doveva essere il protagonista, ma non era, e quindi l'abbiamo massacrato. E lo è anche lui, forse? Trollo del mare, poteva essere un super divo, in realtà era una scoreggia. Probabilmente sì. probabilmente sì. Questo era tra l'altro il primo generale marino che incontravamo nella. Come sormanamento, sì. Ok. Come visione, invece, si vedeva prima il dragone del mare. No, Siria. No? Eh sì, perché andava ad Asgard. Ah, sì, ad Asgard. Sì. Allora, se effettivamente, però, diciamo che il primo schiaffonamento in terra di Nettuno era lui. È stata fatta con lui. Tra l'altro, noi venivamo da i Cavalieri dello Zodiaco, che avevamo fatto tutte le epopee della, diciamo, della guerra galattica, Cavalieri d'argento, Cavalieri d'oro e Asgardiani. E più o meno i nostri protagonisti li abbiamo sempre visti prendere dei gran schiaffoni e dandone pochi. Perché è stato l'unico momento. Qui è stato uno dei rari momenti in cui praticamente i nostri moscardini li hanno anche abbastanza date. Esatto, comunque pareggiando spesso e volentieri gli schiaffoni dati con quelli ricevuti. Sì. Anzi, spesso e volentieri alcuni, anche generali marini, hanno dovuto più ricorrere all'astuzia che alla pura forza per aver ragione o comunque per dare degli schiaffoni ai nostri eroi. Mentre invece prima, cioè, ad Asgard penso che abbiano preso una quantità di schiaffoni che incredibile, che neanche Muhammad Ali poi non si capiva come mai alla fine dovevano vincere sempre loro. Esatto, praticamente con un niente. Esatto, perché cioè, neanche Muhammad Ali contro Foreman ha preso così tanto. Eppure vincendo, vabbè. Però questi erano praticamente più o meno quello che succedeva sempre naturalmente durante i Cavalieri del Zodiaco. Certo. Questo qui invece si ritrova contro Seiya. Sì. Fondamentalmente questo qui fa la figura un po' subito del figo. Sì. Che ti presenta una difesa tipo anche Eris, il primo Cavaliere d'Argento, che aveva praticamente questo muro di mare o comunque imperforabile, dove Seiya lancia il suo Ryusei Ken, il suo Shuriken, e sto cazzo e sti cazzo, e lui praticamente riesce comunque ad avere una barriera impenetrabile, eccetera. Poi in realtà Seiya alza un po' la frequenza dei pugni e questo qui qualcosa passava via, un po' più che qualcosa. E anche la loro armatura fatta in scaglie dorate sembrava subito figa, noi abbiamo l'armatura in scaglie dorate, praticamente potente come un'armatura d'oro, cioè si presentano con il mantello da figo tipo cavaliere d'oro, cioè le nostre armature, cioè voi avete anche le vostre bronzine che saranno anche fatte con il sangue dei cavalieri d'oro. È quello che dà un po' l'upgrade anche a Pegasus, no? Sì, gli dà l'upgrade, assolutamente, gli dà un upgrade anche bello grosso, però il problema è che rimane pur sempre un'armatura di bronzo come base. Sì. E quindi, niente, comunque via, tu e mia, lanciano degli schiaffoni, gli frantuma l'armatura in scaglie d'oro. Da ben rosina. Tra l'altro, raggiungendo una potenza simile a un cavaliere d'oro, perché l'armatura di Seiya comunque, espandendo il cosmo
al limite del settimo senso, l'armatura, diciamo, da colore bianco fondamentalmente, di seia, diventa dorata, sì, o comunque assume bagliori dorati e quindi raggiunge più o meno la potenza di un cavaliere d'oro. Sì. E quando raggiunge quella potenza di, per il nostro Bayern, cavallo del mare, sono cazzi amari. Non ci sono cazzi amari. Sì. Tanto più che mi ricordo che in un momento, non mi ricordo quale però, in un momento della di questa battaglia qua con questi stronzi, probabilmente verso il finale, ma però forse neanche. Ma contro lui o contro io? No, no, adesso non mi ricordo, però io mi ricordo che ci siamo spostati per un attimo al santuario. Sì. E sostanzialmente mi sembra Scorpion che in quel momento, diciamo, le veci dei Cavalieri d'Oro li fa un po' libera, no? Vecchietto, sì, era là. Sì. E dice, ma scusi, signor Libra, con tutto il rispetto, ma perché non ci pensiamo noi a questi qua? E Libra gli dice, no, dobbiamo rimanere qua, non si sa cosa succederà, c'è un pericolo imminente. Perché Scorpion dice, ne basterebbe tre di noi, ma per questo, seccare tutto l'esercito. Questo lo diceva di Nettuno. Lo diceva anche per gli Asgardiani. Non so se lo diceva davvero, cioè io me lo ricordo quando gli Asgardiani me lo ricordo su di loro, lo diceva anche per loro, però dice no, dobbiamo restare qua perché comunque noi ignaro, almeno io ignaro all'epoca e dicevo, della saga di Ade, cioè io volevo vedere i Cavalieri d'Oro muoversi, certo. Proprio scalpitavo dentro di me, dico, porca puttana, mi tocca vedere sempre questi cinque mongoli, di mongoli, sì, che poi erano 4 più 1, perché dopo sì, e Fenix arrivava sempre dopo in aiuto del fratello mongolo. E quindi niente, loro restavano là perché poi in realtà il pericolo imminente era Hades. Sembrava fosse Hades, sì. Beh, non sembrava, era. Era. Dato che dopo però lui sapeva perché era proveniente. Stava scadendo il tempo. Sì, proveniva dalla precedente guerra sacra. Comunque disannate ne riusciamo sempre a dire. Sì. Io che non conosco il mondo dei Cavalieri dello Zodiaco rimango affascinato dalle disannate che riusciamo a cagare, che vengono dette in ogni recensione di Midclot. E quindi vabbè, niente, lui è il primo, lui era talmente corale, Cavaliere dello Zodiaco, che ce n'è sempre da dire, Beh, eppure succedono sempre le stesse cose. Sì. Vuole, abbiamo ancora E lui comunque era il Cavaliere dell'Atlantico del Nord. Ci c'ha scritto lì? No, era il Pacifico del Nord. Era, può darsi che ci sia anche scritto in scatola. Sì, lo facciamo vedere anche la scatola, che non è, cioè lui era, l'armatura è anche bella, ma le armature dei generali degli abissi sono quasi tutte belle, cioè come design sono sempre state belle come armature. Sono sempre stati poco carismatici, no, lui era il Pacifico del Nord, non l'Atlantico. Lui era il Pacifico. Perché ci sono spettri molto più, come posso dire, molto più carismatici dei sette. Perché a parte Siria, Canon? Beh, anche Krishna non era poi così male. Va bene, però insomma. Poi dopo c'era Isaac, alias Abadir. Sì, comunque. Cos'altro? Beh, ecco, allora io vi posso dire che questo generale marino, se si dovesse trovare contro uno spettre, più o meno, io lo vedo più o meno a livello di Gigant. Come potenza, cioè. Sì, non lo so. È cioè, chiaro che Radamantis lo prende per un orecchio e si fa cuore in angoli con questo qua. Ma Radamantis con i generali, cioè fondamentalmente Nettuno ci ha condato da un esercito di che non sono in grado, cioè meglio che stiano fermi. È chiaro che Nettuno però. Lui è sempre un dio. Quindi. E l'altro cazzuto è comunque Siria. Sì. Sì, che quello che combinano loro due insieme, Julian Solo. Ma non lo vogliamo sapere. No. In teoria Julian dovrebbe essere etero, perché comunque si innamora un po' di.
Lady Isabel quando, però quando è Nettuno, quando è Nettuno scappi, dice che cazzo ci fai qua, ma è rapita, ma da boh, cioè alla fine quando si sveglia ragionamento era quello, sì sì. Comunque, vabbè, che tra l'altro era suo zio di Atena. Abbiamo trombato, lei mi dice, no, purtroppo, non mi ricordo un cazzo. Mi ha messo mai pocciato qua, l'ho pocciato dentro la cosa che viene giù, no? Mica in quella torre dove viene giù l'acqua, sì, naturalmente sì. Prima che l'acqua deve essere liberata dai cinque cretini. C'è sempre la solita roba. Che tra l'altro i tre stronzi, Seiya, Yoga e Shiryu, ereditano poi anche le armature d'oro. Sì. O almeno. Cioè, Shiryu è loro... lì perché poi dopo Aiyalus del Sagittario è morto e Kamus, maestro di Yoga, è morto e quindi donano le loro armature d'oro, rispettivi segni zodiacali, ai propri discepoli o comunque successori, perché Seiya comunque non era un discepolo di Aiyalus. E il dragone comunque si vede già che è destinato, è raccomandato. Sì. Mentre Crystal, vabbè. No, è Shun e Ikki non hanno ancora... Però la vediamo dopo. Sì, non hanno ancora... In un nanosecondo, le indossano in due secondi. Adesso lì vengono distrutte, che tra l'altro in Soul of Gold raggiungono il livello divino, le armature d'oro, però poi vengono mandate da Hades e vengono frantumate. Perché comunque hanno un downgrade, diciamo, un downgrade. Sì, vabbè, mettiamola giù così. Cioè, perché fondamentalmente se loro con il sangue di Atena riescono a espandere il cosmo e raggiungere l'armatura divina con il proprio, diciamo, non segno zodiacale, ma con l'armatura, con la costellazione allora alla quale appartengono, anche queste armature in Soul of Gold sappiamo che sono state bagnate col sangue di Atena. Certo. Quindi pertanto, tuonando, risonando con il proprio cosmo, avrebbero dovuto raggiungere anche loro il grado di... Però vabbè, non poteva... All'epoca... Non poteva sapere quello che sarebbe stato poi fatto nella sua opera del cazzo. Perché Kurumada, ricordiamolo, che comunque noi lo stimiamo, ma lo odiamo allo stesso tempo. Perché ha più o meno pensato una bellissima opera... Ma poi ci ha cagato sopra. Orchestrandola. Soprattutto adesso è merda su merda. Loro fanno una figura di merda proprio perché comunque rispecchiano il Kurumada pensiero. Sì, perché secondo me la parte di come si chiama, degli abissi è più simile al fumetto che a una roba toyeiana, diciamo. Esatto. È stato romanzato poco quella parte lì. È stata più Asgard. Beh, Asgard è la pura invenzione toyeiana. Sì, ma è stata anche molto, come posso dire, come gestione del racconto, è stato molto più romanzato, più drammatico. Beh, anche più... le 12 case, se per quello. E anche le 12 case, sì. O anche tutto quello. Invece che questo c'era tutto sommato, non dico che è stato fatto come ha fatto l'Inferno, che... Bene, che non ne parliamo. No, il Mikaia. Però è stato gestito in maniera più frettolosa in maniera insomma, più semplice. Assolutamente sì. Tra l'altro, il prossimo cavaliere o Midcloth che andremo ad analizzare, forse un cavaliere al quale lei si sente un po' legato. Perché? Perché sarà Jemian del Corvo. Ah, ma perché mi è molto simpatico. Sì? Sì, ho avuto sempre... quel cavaliere d'argento lì, ho sempre avuto una simpatia verso questo mica normale, che tra l'altro fa anche una morte da idiota. Vola giù nel rosa. Vola giù per un... cioè, liscia praticamente uno schiaffone di... o Tisifone, o forse della catena di Andromeda, cade da un dirupo di 2 metri e muore. Cioè, un cavaliere d'argento che dovrebbe invece... spaccare con la testa, cioè fa 2 metri giù e muore come un coglione, però subito a me piace, sai, mi piace quella roba che aveva preso con i corvi Lady Isabel, la porta via. Ma io quella roba lì non l'ho mai goduta, però vabbè. Ma invece io sì,
E tra l'altro in quel frangente, ma poi ne parleremo, sì, quel frangente salta fuori un po' l'amore di Lady Isabel verso Pegasus, perché è in quel momento lì che lei lo salva, ma ne parleremo. Sì, 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 no, lì assolutamente sì. Tanto di questo c'è da parlare talmente poco che... Lo pesiamo. Lo pesiamo. Non mi ricordo più se li pagellavamo. Mi sa che ha smesso. No. Allora boh, continuo su quella lì. Tra l'altro vedo che ha smesso anche subito di fare i totem. Aspetti un attimo, è che 297 grammi. È un gigetto. È un gigetto. È un gigetto. È un gigetto. Totem. Ma proprio fatto e finito, eh? Sì. Allora. Il totem, vi spieghi. Vi spiego. Allora, io sono provato a farlo il totem. Cioè, ma ci ho provato davvero, solo che... 5-10 minuti? Beh, è già tanto. E quindi, io... Ma cos'è che l'ha frenata, poi? Ah, beh, non stavano sui pezzi. Boh, basta dire quello. Cioè, boh, ho detto, adesso cioè, vado a dar via il culo e lo mettiamo in... modalità unica. Però, se lei mi dice questa cosa qua, è un punto a sfavore ai Midcloth. Perché uno potrebbe dire, figa, a me mi piacciono i totem. Beh, io non ce ne ho poi molta voglia, perché se uno si mette un po' lì e poi dopo poi le hobby magari si fanno anche bene. Cioè, però a me mi ha fatto, ascolto, ho detto... L'ha fatto controvoglia. Controvoglia. Sì. Adesso vedremo un po' come sarà poi il corvo. Ma quello ci avrà tre pezzi e loro ce la fa. Sarà tipo Jabu. Secondo me sarà più facile. Nella fattispecie. Soltanto scusa. Sì. Cosa vuoi dire? Va bene. Si muove. Gli dia un voto. In generale. Beh, secondo me non è male. Ma no, beh, secondo me è... Poi ci vuole. Io gli do un 7. Ma questo è un ex? È un ex. Quindi l'avevano già fatto? Sì, era molto scadente la versione precedente, quella classica. Era più bruttino. Molto più bruttino. Quello potrebbe andare bene come totem, sì, però. Esatto. Anche perché comunque è una cosa che uscì più di 10 anni sì, fa. Sì, però il totem potrebbe rimanere sì, bello. No, sì, no, fa il fatto. Infatti i classic vanno molto bene coadiuvati dagli EX proprio per quel motivo. Per la doppia esposizione. Sì. Secondo me è una cosa, una figata. Che tra l'altro, proprio vedremo anche il Tamashi, tanto questo lo vedrete dopo il Tamashi, l'anno prossimo dovrebbe poi subentrare una terza linea di Midcloth, che non so bene ancora come verranno... Come verrà incastrata questa terza linea? Se saranno dei Midcloth ad armatura indossabile, se saranno... Straccioni. Però già provato con i Paranomation. Ed è andata molto male. È riuscita una linea che da quello che ho capito dovranno... O sono già uscite, adesso non so quando lo metterò su a Natale questo coso qui. Che è una linea di... Ma sto scherzando. Di Cavaliere dello Zodiaco, però ne sono usciti soltanto tre per il momento, proprio di Bandai, e sono usciti i Gemelli e Pegasus. Sì, ma qui proprio per una roba per straccione. No, quella è una roba per straccione, costano 20 euro, mi sembra, una roba del genere. Che però io non ho visto ancora in giro. Non so bene neanche io, però. Però in teoria dovrebbero essere già stati distribuiti in Italia e nei Toy Center. Ok, anche. Quella però non credo si riferisca a quella linea lì. No, cioè, dove cominciamo proprio nel 2021. Questa cosa. È chiaro che in quella linea stracciona, se dovesse uscire poi un toro, io me lo prendo. Tanto per. Vabbè. Salutando scusa. Assolutamente sì, perché dopo questa roba... Cosa devo fare? Great again. Certo. Ciao. Ciao.